Ciao, qui Fabio Faccini di Performance PPC e Prime PPC. Questo video è per marketing manager e imprenditori. Parleremo in particolare di diverse modalità, delle tre principali modalità con le quali puoi pagare un'agenzia web. Breve presentazione di chi siamo. Performance PPC e Prime PPC sono due team di specialisti in advertising e in growth marketing. In particolare Prime PPC si occupa di affiancare grandi multinazionali nella gestione di budget pubblicitari importanti, quindi da 10-20 mila euro al mese ad aumentare, mentre Performance PPC si occupa di affiancare piccole e medie aziende a scalare il proprio business, quindi a trovare nuovi clienti, e creiamo tutto quello che serve per portare il tuo prodotto e il tuo servizio di fronte ai clienti giusti. Siamo quindi principalmente specializzati in campagne di advertising in Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Ora, oggi appunto andiamo a vedere diverse modalità, tra in particolare con le quali puoi pagare la tua agenzia web. Quindi se sei un marketing manager e vuoi affidare la gestione delle campagne pubblicitarie in Google, in Facebook, in LinkedIn ad un'agenzia web, ti sarà utile questo video, perché andremo a vedere i vantaggi e svantaggi di ognuna delle soluzioni. Quindi partiamo, non prima però di aver sorseggiato un po' di mate. Mate è un'erba tipo un tè che si beve principalmente in Argentina, Uruguay, molto utile se vuoi provare a cambiare rispetto al solito caffè. Io lo bevo sempre lavorando, perché mi dà delle buone energie per appunto essere più produttivo. Allora, le tre modalità che vediamo oggi per pagare un'agenzia web, che principalmente si utilizzano, sono pagamento a performance sui risultati, quindi 100% performance sui risultati, una percentuale sul budget pubblicitario, oppure un compenso fisso. Ok, andiamo a vedere una a una queste modalità. Iniziamo dal primo: pagamento a performance sui risultati. È una modalità di pagamento strettamente legata al raggiungimento di obiettivi specifici, quindi significa che andrai a pagare l'agenzia esclusivamente una percentuale sui risultati che possono essere raggiunti. Risultati che possono essere calcolati in vari modi, possono essere calcolati in base al numero di contatti che arrivano o ad esempio al fatturato generato dalle campagne pubblicitarie. È un'ottima strategia se vuoi proporzionare il compenso per l'agenzia in base alle performance che questa porta. Il primo vantaggio è un maggiore allineamento degli interessi tuoi con quelli dell'agenzia, perché entrambi puntate sul successo della campagna, sul fatto che porti effettivi risultati economici alla tua attività. Inoltre, questo modello incentiva l'agenzia proprio a lavorare sulle performance, a lavorare sul portare i risultati, non quindi a dare semplicemente magari visibilità ai post o fare altre attività che non hanno un diretto impatto sulle performance, almeno a breve termine. Un altro vantaggio è la flessibilità e l'adattabilità alle esigenze specifiche della tua azienda in un determinato periodo. Quindi questo consente un investimento più controllato e mirato. D'altro canto però ci sono dei rischi, ovviamente. Il rischio numero uno è che l'agenzia si concentri esclusivamente su obiettivi di breve termine, per portare appunto fatturato nel breve termine, ma che vada quindi a non considerare obiettivi a più lungo termine, ad esempio obiettivi più di branding, e quindi si possono creare delle azioni che portano fatturato immediato ma che hanno dei riscontri negativi o controproducenti per il lungo periodo. Inoltre, le difficoltà principali di questo modello di pagamento 100% a performance sui risultati sono principalmente due. Uno, che non tutto dipende dagli elementi controllabili e dalle attività controllabili dell'agenzia. Ad esempio, se l'agenzia ti genera i contatti ma poi il tuo venditore non è performante, non riesce a vendere a questi contatti, ok, può essere anche causa della qualità del lead generato dall'agenzia, ma potrebbe essere anche a causa dell'incapacità del venditore. Oppure se l'agenzia magari non controlla il sito web o la landing page al quale viene inviato il traffico delle campagne, e questo sito web o questa landing page non è efficace, magari è lento, magari non ha un copy persuasivo, ecco che anche questo è un elemento che l'agenzia non può controllare, per cui magari arrivano meno vendite anche per questa, a causa di questa situazione. Oppure ancora, come un cliente di qualche mese fa, creavamo delle campagne, generavano dei lead abbastanza interessati che però avevano bisogno di educazione nel tempo, perché era un prodotto, anzi era un corso da 6-7 mila euro, un master,
le persone quindi per acquistare, per fare questo passo avevano bisogno di una fase di educazione molto lunga e loro erano contrari ad inviare newsletter, per cui questi lead, questi contatti chiedevano informazioni su un master che poteva costare anche 8.000 euro, però poi dopo una prima telefonata non ricevevano più nessun feedback, per cui alla fine si dimenticavano dell'azienda e non acquistavano. Ecco, lì abbiamo suggerito al cliente di inviare newsletter, inviare email, ma il cliente era contro l'invio di email perché non amava questo approccio al marketing. Tra l'altro, una cosa da dirti anche riguardo a questo, non c'è nessuno. Se sei contrario al marketing, non farlo per la tua azienda. Allora, dicevamo, sorsetto di mate, un'altra sfida, un altro contro che ci può essere per questa modalità di pagamento a performance è il fatto che può essere difficile calcolare i risultati in maniera specifica, soprattutto per degli obiettivi che non sono tangibili. Ovvero, se facciamo della pubblicità a un e-commerce, possiamo benissimo calcolare le vendite. Se invece facciamo una campagna per generare contatti, ecco che poi è difficile andare a capire quanto il cliente ha acquistato, ma soprattutto quanto varrà come lifetime value, perché potrebbe essere che faccia un primo ordine di 1.000 euro, però poi nel tempo, nei 2 anni successivi, faccia altri 100.000 euro di ordini, ok? Dipende dal prodotto, dal servizio che hai. Per cui è difficile riuscire ad avere un riscontro immediato sulla quantità di fatturato che quel lead ha portato. Magari lavori solamente per un anno con l'agenzia, però ti porta dei lead, dei contatti che ti genereranno fatturato per decenni. Altro rischio è che non si riesca a tracciare tecnicamente le vendite derivanti dalle campagne, perché oggi con la questione cookie, con la questione privacy, eccetera, è sempre più difficile riuscire a tracciare direttamente il fatturato e le vendite generate da un click su un annuncio. Per cui ecco che un suggerimento, se dovessi adottare una modalità di pagamento a performance, è quella di, ad esempio per un e-commerce, considerare tutte le vendite, quindi magari invece di fare un 10% delle vendite derivanti dalle campagne direttamente, fare un 2% di tutto il fatturato, perché le campagne possono portare anche a delle vendite indirette, cioè l'utente può vedere un annuncio su Instagram che quindi ha creato la tua agenzia, vede la tua azienda, ci clicca, ma poi inizia a seguirla, fa una ricerca su Google, trova il sito, va nel sito e acquista dal sito. Quindi non risulterà magari un acquisto diretto dall'annuncio Instagram, anche perché appunto è sempre più difficile tracciarlo, ma quell'utente ha acquistato e ti ha conosciuto grazie a una pubblicità su Instagram. Ecco, il suggerimento è andare a considerare tutto il fatturato per vendite tracciabili come quelle di un e-commerce. Per vendite invece derivanti da una strategia di lead generation in cui dopo il contatto, quindi dopo il lavoro dell'agenzia che è quello di portare i contatti, intervengono diversi altri step, ecco lì è molto più difficile questo tipo di approccio. Qual è la percentuale ideale? Non c'è la percentuale ideale, perché dipende molto dai tuoi margini. Noi ad esempio con un e-commerce lavoravamo all'1% sul fatturato, ma perché sostanzialmente era quasi come un 20% dell'utile. Questo cliente in questione nel settore arredamento aveva dei margini molto molto ristretti. Inoltre, ulteriore rischio per il quale è più difficile per l'agenzia accettare questo tipo di modalità di pagamento è la trasparenza. Cioè, se c'è massima trasparenza e massima fiducia tra te e l'agenzia, allora potrebbe essere una modalità accettabile. Altrimenti l'agenzia si dovrebbe fidare dei numeri che tu dici. Stiamo andando lunghissimi rispetto a quanto preventivato, per cui andiamo subito alla seconda modalità di pagamento di un'agenzia, che è la percentuale sul budget pubblicitario. In questo modello l'agenzia viene pagata una percentuale appunto sul budget pubblicitario da gestire. Solitamente questa percentuale va dal 10 al 15% la maggior parte delle volte. In pratica, se decidi di investire 10.000 euro al mese, pagherai 1.500 euro aggiuntivi all'agenzia. Quindi 10.000 euro andranno a Google, a Facebook, a Instagram, e l'agenzia avrà ulteriori 1.500 euro per pagare appunto questo servizio. I vantaggi sono una maggiore trasparenza delle fee. Sai già che anche scalando il budget pubblicitario sai già a quali costi andrai incontro. Inoltre può anche incentivare in questo caso l'agenzia
a migliorare i risultati delle campagne, a portarti più risultati, in modo che prendiate in considerazione l'idea di aumentare il budget pubblicitario per scalare ancora di più le campagne di marketing online, e di conseguenza anche l'agenzia andrà a guadagnare di più avendo una percentuale sul budget stesso. Questo ovviamente se li controlli, se controlli le attività, quindi se hai una persona interna che sia referente, che capisca che cosa stanno facendo, oppure se tu stesso come imprenditore te ne intendi un po' di questi temi, di questi argomenti, e riesci a capire che cosa sta facendo l'agenzia. Ecco perché noi ci teniamo sempre a sottolineare l'importanza di conoscere questi argomenti, un minimo, una base, giusto per controllare l'operato delle agenzie, oppure di avere una persona, un referente interno in azienda che possa controllare quello che fa l'agenzia. Perché se non li controlli andiamo incontro a dei rischi. I rischi quali sono? Che potrebbero farti solamente spendere questo budget, più budget possibile, anche se non stanno gestendo le campagne nella maniera corretta e nella maniera più efficace, quindi che possa avere più possibilità di portare risultati. Ci è capitato più volte di vederlo, ahimè. Possono aumentare, farti aumentare il budget pubblicitario pur continuando a gestirli in maniera inefficace. Quindi ecco che in questo caso è importante stabilire le aspettative e dei KPI per fare in modo che questo budget pubblicitario venga investito in maniera efficiente ed efficace. Altro rischio è che, sempre la tua agenzia, è che non abbia un budget adeguato per pagare i collaboratori che devono lavorare alle tue campagne per riuscire a portare i risultati. Ecco perché dico che solitamente questa modalità di pagamento in percentuale sul budget pubblicitario è adottata nel caso in cui ci sia un budget pubblicitario abbastanza grande, a partire da 5.000, 10.000 euro al mese. Ok, in questo caso ha senso, perché prova a pensare quanto può costare un'ora di lavoro di un'agenzia. Te lo dico, minimo 80-100 euro l'ora per pagare un collaboratore che lavori appunto sulle campagne. Poi dipende anche dall'expertise della persona che ti mettono a disposizione. Potrebbe essere un junior, come potrebbe essere un senior, e hanno dei costi diversi. Però immagina, quindi, se tu dovessi avere 2.000 euro di budget pubblicitario e l'agenzia si prende il 10% di compenso, quindi significa che ha 200 euro per gestire le tue campagne. Con 200 euro possono pagare magari 3 ore un collaboratore che possa gestire le campagne, o magari una giornata di uno stagista, perché poi ci sono tutte le altre spese dell'agenzia. Ecco perché ovviamente con quei 200 euro l'agenzia non deve pagare solamente il collaboratore, ma anche tutte le altre spese: l'affitto, le bollette, il commercialista, la pubblicità e ovviamente le tasse. Ecco che in quel caso potrebbe essere efficiente per te, perché paghi solamente 200 euro per la gestione, ma non efficace, perché quei 200 euro lì di gestione non ti porteranno a nessun risultato importante per le tue campagne. Un esempio è che noi in questo caso abbiamo gestito delle campagne con Prime PPC, in particolare per un grande brand di abbigliamento. Però in questo caso stiamo gestendo campagne in Amazon e in Zalando per 300.000 euro al trimestre, quindi 100.000 euro al mese di budget pubblicitario gestito. Ecco che lì una percentuale ci permette di poter lavorare bene e attentamente a queste campagne. Quindi fai attenzione a questo. Possono esserci tante agenzie che prendono tantissimi clienti facendosi pagare magari anche solamente un 10% del budget, però poi non seguono in maniera corretta le campagne, proprio non le seguono, le guardano giusto una volta al mese per inviarti il report, per cui fai attenzione a questo. Infatti a volte potrebbe essere più conveniente pagare il giusto un'agenzia, quindi con un compenso fisso, che è la terza modalità di pagamento ed è quella che anche noi in Performance PPC, in Prime PPC, adottiamo più di frequente, perché noi quello che facciamo è costruire una macchina. Noi vogliamo costruire la macchina per il cliente, per l'azienda, e poi il cliente ci mette quanta benzina vuole. La benzina è il budget pubblicitario. Per cui noi ti costruiamo una macchina performante, poi mettici quanta benzina vuoi. Facciamo pagare magari 2.000 euro al mese per il servizio, ci puoi mettere altri 2.000 euro al mese solamente di budget pubblicitario, come 100.000. Lì va in base a quanto veloce vuoi arrivare a destinazione, quanto lontano vuoi arrivare, chiaramente. Però il costo di creazione della macchina è sempre lo stesso. Non è che vai da Ferrari e dici: guardi, io vorrei utilizzare la Ferrari solamente la domenica,
per fare un giro fuori città, e quindi vorrei pagare solamente in percentuale la benzina che ci metterò, che non sarà moltissima, saranno solamente 1000 euro di benzina l'anno, per cui fatemi pagare una percentuale su questa benzina che metterò, sull'utilizzo che farò di questa Ferrari. Chiaramente la Ferrari vuole un pagamento completo della macchina, perché creare la macchina ha un suo costo. Quindi i vantaggi per te, azienda, sono la prevedibilità dei costi, perché sai già il compenso che andrai a pagare l'agenzia di mese in mese, quindi puoi prevedere i tuoi costi. Questo è quindi un modello ideale quando ci sono delle attività standard ben definite che anche l'agenzia riesce a preventivare in maniera specifica. Collegato a questo è anche il vantaggio della semplicità, perché non ci sono percentuali da calcolare ogni mese, ma il compenso è appunto fisso, non ci sono calcoli complessi da fare. L'altro vantaggio è appunto questo, cioè che l'agenzia può produrre un preventivo proporzionale all'impegno specifico che prevede per quel tipo di progetto, per cui avrà sempre a disposizione il budget necessario per pagare i consulenti richiesti e necessari per portare il tuo business ai risultati. Quindi non c'è il rischio che si prenda corto di budget per pagare dei consulenti bravi, pagare dei collaboratori bravi, senior, per gestire le tue campagne magari, come invece può capitare in molti casi, ad esempio, che abbiamo visto precedentemente. Tuttavia ci possono essere anche dei rischi, ad esempio se il compenso è sempre fisso e anche mentre la tua azienda cresce, i risultati delle campagne aumentano di mese in mese, ecco che l'agenzia potrebbe essere poco motivata a innovare, a provare nuove cose e magari si sente anche appunto poco motivata a fare sempre di più, visto che il suo compenso non è proporzionale ai risultati che le tue campagne ottengono. Altro rischio potrebbe essere che se le tue esigenze cambiano nel tempo, se hai un contratto vincolante, potrebbe essere che appunto ti ritrovi vincolato da un contratto che non rispecchia più le tue esigenze. Però questo si può chiaramente parlarne con l'agenzia. Anche lì affidati a persone che abbiano buon senso, agenzie che abbiano buon senso e non che siano governate da commerciali senza pudore. Quindi abbiamo visto in generale queste tre modalità di pagamento per le agenzie web. Fammi sapere che cosa ne pensi, qual è la tua preferita, se sei d'accordo su quello che ho detto, e ricorda che la scelta per la modalità con la quale pagare la tua agenzia dipende da tutte queste motivazioni, quindi dagli obiettivi, dalla trasparenza anche che c'è tra di voi, da quello che vuoi ottenere dall'agenzia e anche delle attività che poi l'agenzia deve andare a svolgere. Ma la cosa più importante, ricordati, è questa: non sempre la modalità più efficiente per la tua azienda, cioè la più economica, è poi la più efficace per i tuoi risultati a lungo termine. Se vuoi saperne di più su di noi, se vuoi contattarci, parlare con un nostro consulente per capire come possiamo aiutarti, qui sotto al video trovi il link al nostro formulario di contatto, al nostro sito, e puoi anche richiedere un check gratuito, un'analisi gratuita delle tue campagne. Quindi se stai gestendo le campagne internamente o stai delegando le tue campagne all'agenzia, avrai 30 minuti a disposizione in video call con un nostro specialista per analizzare le tue campagne e ti darà dei suggerimenti su come migliorarle. Totalmente gratuito. Prenotalo qui sotto, troverai un link al check-up e potrai prenotare in calendario appunto il check-up delle tue campagne gratuitamente. Ti ricordo di iscriverti al canale, lascia un like, per noi è importantissimo per capire che questi video vi sono utili e quindi per poi ricevere anche altri nuovi video di questo tipo. Ciao e alla prossima, al prossimo video!